Ancora sento il patto su Chienza che esce dalla richiesta del capogruppo di Nero. Io avrei voluto dire tante cose anch'io del partito di cui appartengo, ma lo evito perché i problemi dei cittadini sono altri. Sono altri i problemi dei cittadini. Cioè qui sono circa, è passata mezz'ora di più che abbiamo iniziato i lavori, dei problemi che sentiamo tutti i giorni, che litighiamo, che tocchiamo, nessuno ne ha parlato. Questo è un consiglio comunale dove ognuno di noi, ogni consigliere che si è candidato, dovrebbe prendere il programma del sindaco, impugnare il programma e lavorarci H24. Noi come opposizione per essere rigidi sugli atti che propone la nostra maggioranza. Giunta sì, giunta no, come diceva il consigliere Abbate e la terza giunta. Io credo che un sindaco che ha coraggio, che è una persona pulita, non ha problemi a non fare la giunta, può anche non farla la giunta. Presenta 10 punti e mette a conoscenza i 10 punti tutti i consiglieri comunali, di qualsiasi appartenenza oggi ormai. Lo vediamo ai vecchi, c'è un 25%, un 25%, un 25%. C'è soltanto voglia di risposte e voglia di governo. Questo è il tema. Diceva il consigliere Quartuccio che non condivide Palozzi, hai sostenuto la Unigemma alle regionali. A Unigemma lo sai che la Liga Sant'Anna e la Liga di Aprile non c'è una sala intensiva. Tutti questi che vengono giù da Roma, che vengono giù all'improvviso e incaprettano tutti dicendo sostenete, dove stanno? C'è un esercito che sono 40 anni che è rimasto bloccato, dove stanno? Vengono giù e tutti li portate i voti, tutti li portate i voti. Io non li riporto voti a questa gente. Io esco dal gruppo del Partito Democratico, dal mio partito, e l'ho fatto, ho sempre invitato le liste civiche, sono 8 mesi che faccio parte di un partito e sono pronto a dire oggi il resto del partito che in quel partito c'è ancora la democrazia. C'è qualcuno che non condivide quello che dice Spezzale. Resto qui, faccio una battaglia, ma esco da Capogruppo, perché e il PD e la PDL hanno avuto il coraggio di candidare i partiti principali del consiglio regionale un consigliere come di questo collegio. Ci hanno lasciato del parlo tutto tale. Di cosa vogliamo parlare? Chi è più forte, chi è meno forte? Qui ormai si fa la verità di altri. E davvero mi dispiace che assente il sindaco. Davvero io vorrei fare al sindaco e la giunta di fare un programma, andare alla giunta, io non credo, senza offesa per i presenti, senza offesa per i presenti, non credo assolutamente che una giunta partorita l'altro ieri con una minoranza così forte possa portare avanti il governo del paese, se non parliamo di problemi trasparenti. E perché non si è trasparenti? Perché un sindaco ha paura di andare a casa? Cosa nasconde il nostro sindaco? Cosa nasconde? Se non c'è nulla da nascondere, la giunta si fa in piazza, insieme ai cittadini e ai consiglieri comunali. 10 punti importanti li portano avanti tutti insieme. E se un sindaco è bravo e amato da tutti, nel momento in cui viene defenestrato, dal popolo si ribella verso coloro che hanno defenestrato il sindaco. Questo è il tema di tutti insieme. Di che cosa vogliamo parlare? Aperta la strada, si sente parlare ancora del campo sportivo Marco Marzucchi. C'era 1 milione di euro che aveva Palazzo Valentini per quella ristrutturazione. Non c'è nulla che attrae i nostri ragazzi in questa comunità. La Regione Lazio, i consigli regionali hanno un potere enorme, più dei parlamentari. Ha vinto un'amministrazione di centrosinistra, al governo c'è Nicola Zingaretti. Per risolvere la cosa di vicenda degli usi civici, tutti insieme, siamo 16 consiglieri comunali, io sono il primo a partire. Non vanno presi i meriti a destra o a sinistra, i meriti saranno dei consiglieri comunali. Dopo 40 anni bisogna risolvere il problema degli usi civici, si parte tutti insieme, ci incarichiamo alla Regione Lazio e vediamo se riusciamo finalmente, dopo 40 anni, a uscire fuori da questo disastro. Senza privilegio. Senza privilegio. Questo, di questo dobbiamo parlare. Vogliamo i contributi, se non ci sono, abbiamo tutti attenzione.
Non voglio strumentalizzare il sindaco di centrodestra e di centrosinistra. Piangono i sindaci di centrodestra e piangono i sindaci di centrosinistra, piangono tutti. Per il patto di stabilità, tutti piangono. Abbiamo i governi superiori come la regione Lazio, anche se sono di parte, dalla parte nostra, ci andiamo a incarnare anche noi. Vogliamo risposte per questi cinici. Non dobbiamo leggere chi è più bravo che è più bravo, non si parte in due, non si parte in tre, si parte tutti. Porto io il pullman, si parte tutti.